Il cavallo di Troia, il cavallo troiano, fu costruito, edificatus est, ad cuius utilitatem, per il vantaggio di chi? A vantaggio di chi? Dei greci o dei troiani? E Publio Cornelio Scipione risponde: fu utile per i troiani. Magno ornamento urbi fuit. Annon fu di grande ornamento per la città. Non è forse vero? Proprio per niente, risponde Livio, mettendosi virtualmente le mani nei capelli. Nascondendosi nel cavallo in equo latentes, infatti i greci penetraverunt in arcem, entrarono nella rocca in arcem e distrussero tutto, et omnia deleverunt. Troviamo qui la terza forma del participio presente che ricorre in questa storia, che è latentes, da lateo latere, che significa nascondere. I greci, nascondendosi nel cavallo, oppure che si nascondevano nel cavallo, possiamo qui tradurre latentes addirittura con una subordinata relativa, entrarono nella rocca, eccetera, eccetera. Rassegnato, Livio prosegue con una domanda facile. Facciamo qualche altra domanda, dice. Quis Penelope fuit? Chi era Penelope? Lo so, esordisce entusiasta il piccolo Lucio. Uxor Ulixis fuit. Era, fu letteralmente, ma qui è meglio era, era la moglie di Ulisse. Itace manebat, rimaneva a Itaca, retexens assidue telam, tessendo continuamente, letteralmente tessendo e ritessendo continuamente la tela. E incontriamo l'ultima forma del participio presente di questa storia, che è retexens, dal verbo retexo, retexere, della terza declinazione, forma che abbiamo tradotto con una subordinata implicita espressa al gerundio presente, tessendo continuamente la tela.